avendo al telefono Marco Bucciantini, che è collegato con noi. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, ti chiedo una domanda che riassume un po' due concetti. Uno, se ti piace questa Super Champions, che a tre giorni dalla fine mette tanti club importanti ancora in forte dubbio di passaggio del turno. La notizia più clamorosa è che il Paris Saint-Germain oggi sarebbe fuori da tutto, neanche in Europa League andrebbe, visto che non c'è più la retrocessione. Sì. E che valore ha per il Napoli non farle? Cioè, il Napoli, mentre ieri si giocava la Champions, faceva doppia seduta il mercoledì. Sembra una roba da altri tempi, no? Perché siamo abituati al Napoli che fa le coppe, è una notizia vedere il mercoledì doppia seduta. Che cosa dà conto tutto ciò? È chiaro che dà, soprattutto il primo anno, essendo una nuova società, un gruppo nuovo, un allenatore nuovo, avere più tempo per allenare i concetti, la fatica insieme, lo stare insieme, creare un metodo di lavoro, è fondamentale avere più tempo. Detto questo, io sono sempre stato a dire che le coppe non tolgono niente a nessuno, anzi danno, e nelle stagioni in cui giochi bene, fare anche le coppe significa avere due possibilità di fare un grande risultato, di portare a casa un trofeo. Lo stesso quando sento dire Conte, ma Conte le coppe, Conte ha sempre giocato le coppe. Quando ha vinto 5 Campi d'Italia, il primo anno non l'ha giocato perché la Juve non si era qualificata. Gli altri 4 anni ha sempre giocato anche le coppe. Magari non andavano bene le coppe, magari c'era un deficit di rendimento sulle coppe, ma l'anno in cui ha fatto 102 punti in Serie A è l'anno in cui ha giocato più partite della sua storia in Coppa, perché è arrivato fino ai rigori della semifinale contro il Benfica dell'Europa League, quindi aveva giocato praticamente tutte le settimane due partite e ha fatto 102 punti in campionato. Quindi da un punto di vista, secondo me, concettuale non toglie nulla, però è ovviamente ti dà la possibilità di sviluppare meglio uno stare insieme, che secondo me è fondamentale, un raggrumarti intorno alla fatica che è fondamentale, all'idea di Conte che è fondamentale, aiuta ma non toglie. Le coppe, cioè, non ti tolgono davvero niente, anzi il Napoli deve abituarsi a giocare le coppe. Poi sulla nuova formula, a me piace. È chiaro che ci sono c'è dell'iniquità qua e là, nel senso che quella che prima poteva essere nei sorteggi del girone, perché mica i gironi erano tutti uguali come facilità, però poi dentro il girone la classifica l'ha fatta scontrandosi fra sé, non misurando le forze presenti in quel girone che qualificava. Oggi ci sono degli scontri diretti e quando ti tocca l'Ipsia della prima fascia è un vantaggio, e quando ti tocca una facile della terza fascia è un vantaggio. Ci sono stati un po' di, se guardi il calendario del Celtic, che è sicuramente meglio di quelli di altre squadre, però poi è anche vero, se ne qualifica una debole più avanti, magari la trovi più avanti e diventa un sedicesimo, un ottavo più facile. Io guardo la sostanza, che vedo più belle partite, una classifica molto divertente, e mi si prospettano gli ultimi due turni molto interessanti, perché tu hai parlato del Paris Saint-Germain, che non lo so quest'anno a che livello è, perché è una squadra che sta provando a cambiare idea di come fare calcio. A me sorprende più che il City, il Bayern e il Real in questo momento non siano le prime otto, non solo. Farebbe playoff. Il City e il Real sono nella seconda parte, cioè una squadra italiana arriva decima, pensa hai fatto una bella qualificazione, poi vai a playoff e becchi il Manchester Real che sono arrivati 22esimo, 23esimo. Pensa che però ecco, tutto questo a me piace, a me sta piacendo molto questa Champions, a me questa classifica unica piace, ma questo è un gusto, ognuno abbia i suoi. Ciao Marco, ti volevo fare un'altra domanda sulle competizioni europee. Io non sono d'accordo con te, nel senso, proprio per una questione di gusto, a me veramente non piace questo formato, però appunto è una questione di gusto. Non sono secondo te un po' troppe tre coppe europee, e soprattutto con questo formato ancora più complesso e più allargato? Non si gioca un po' troppo e poi si rischia di svilire il valore di queste competizioni? Ah, diciamo che ovviamente, avendo aumentato le squadre in Champions, avendo aumentato le squadre in Europa League, la Conference è ancora diminuita come livello, dove però poi clamorosamente quest'anno c'è il Chelsea, no? Quindi magari se vince il Chelsea sarà una vincitrice prestigiosa, più dell'Olimpiakos dell'ultimo giro. Però sì, è chiaro che l'ultima coppa ha meno valore, però quando eravamo ragazzi c'era lo stesso, c'era la Champions a quattro squadre, quattro qualificate, c'è da tanti anni con i gironi, c'era la Coppa UEFA che era la più grossa, probabilmente la più difficile perché selezionava tante squadre medio-alte di tanti campionati forti, c'era la Coppa delle Coppe,
Non si gioca troppo perché ci sono 3 coppe. Si giocherebbe uguale anche se ci fossero 10 coppe, perché le squadre che giocano tanto le giocano lo stesso. Si gioca troppo perché c'è troppe partite nei campionati, perché magari c'è troppe partite nelle coppe e lì devi scegliere. Aumento le partite della Champions e faccio campionati a 18 squadre, che sarebbe tra l'altro meglio per tanti aspetti, non solo per questo. Diminuisco le partite delle nazionali o le concentro. Invece nelle nazionali sono riusciti a creare una competizione dalle amichevoli, perché la National League sostanzialmente aveva istituzionalizzato le amichevoli a rango di competizione, perché le soste sono grosso modo lo stesso, e per dargli un senso gli dai un parametro che puoi usare poi nelle qualificazioni mondiali europee, no? Se pensi, quello c'è, addirittura hanno aggiunto il mondiale per club, addirittura hanno aggiunto le semifinali nella Supercoppa. La Supercoppa è per definizione la prima liquida, la prima lancia, hanno aggiunto le semifinali. Esatto. Queste le aggiunte senza senso, secondo me. Anche la Nations League sono 2 partite in più. Hanno istituzionalizzato le amichevoli delle nazionali, la chiamano Nations League, cioè. E proprio dagli un senso gli danno una specie di ranking da usare nelle qualificazioni mondiali agli europei. L'ho detto, cioè, queste sono le strutture. Avere più coppe non sono più partite, nel senso che non, semmai sono più squadre che fanno più partite, ma le altre giocano, non cambia nulla per le squadre che erano. L'Italia aveva 7 squadre nelle coppe, 6, 7 squadre, ora sono 6, 7, a volte 8 se hai un buon coefficiente, e una in più che gioca più partite, sono comunque tante per le altre 7. Sì, Marco, a me piace Fagioli, ve lo dico, a me piace Fagioli. Anche a me. Fagioli, però facendo la battuta a Napoli, pasta fagioli e cozzo, poi è la meraviglia assoluta. No, ma è un giocatore secondo me Napoli può avere come obiettivo, magari non l'obiettivo primario è allungare i difensori, cioè allungare i difensori difesa, titolari, sì. Cioè quelli che possono essere titolari di garanzia. Però secondo me come altro obiettivo aggiungere un po' di qualità a centrocampo, un po' di capacità di muovere meglio il pallone, di migliorare magari per l'anno prossimo, il secondo passaggio per l'estate, può essere per quando è, cioè, sì. Cioè secondo me se la palla lì viaggia meglio anche Kvaratskhelia ci guadagna, no? La Kvaratskhelia, la prima palla gli viene data mentre si muove, invece che deve tornare indietro a raccoglierla con l'interno destro e poi girarsi e prendere un tempo. E dalla parte di Kvaratskhelia non c'è più Zielinski, non c'è più nemmeno Mario Rui. Il Napoli è più forte, non sto dicendo, il Napoli è più forte quest'anno, è più forte con McTominay e con Olivier, è più forte così, però è chiaro che da quella parte la palla è meno limpida, no? E quindi Fagioli secondo me è un giocatore che ha qualità, per me è un buon centrocampista che con Conte può anche esplodere. No, ma assolutamente, a me piace moltissimo se torna quello là che sta al 100% a livello mentale, perché per me non sta al 100% a livello mentale. Era uno che giocava molto bene anche di prima, a 1-2 tocchi verticale, sì. In verticale, ha visione di gioco, sa aprirlo, quindi è un giocatore forte, per carità. Dicevo semplicemente che a gennaio Napoli oltre il difensore non credo farà, anche perché è una squadra che ha speso 150 milioni quest'estate, anche perché per Fagioli te chiedono 30 e poi non penso che la Juve se lo tolga. No, ma la Juventus non fa, se muove i giocatori in uscita è per creare soldi per prenderne qualcuno in entrata, quindi non è un'operazione che si fa, cioè un prestito, ecco, cioè ti do Fagioli in prestito, poi è una diretta concorrente, cioè quello sono d'accordo con voi, ma siccome ho acciuffato in collegamento che parlavate di questo, sì. Beh, magari, cioè, secondo me ci è stato più bene nella rosa del Napoli una mezzala come Fagioli. Magari. Marco, acciuffaci più spesso perché è sempre un piacere parlare con te, e allora ti ringrazio.